Presidente, oggi anche una novità importante a livello estetico, Lanciano ha debuttato con una maglia storica, la maglia del centenario che accompagnerà di fatto questo finale di stagione e la prossima stagione che porterà appunto al centenario rossonero. Una maglia sicuramente meravigliosa, un effetto accolto anche con un bel applauso dal pubblico. Una giusta emozione quando l'ho visto indossato dai ragazzi e quando stavano entrando in campo. È stato fatto per far sì che sempre più questi colori vengano portati nel cuore da parte di tutti quanti noi e da parte della città. E poi c'è il simbolo, c'è la piazza Plebiscito, quindi sono orgoglioso che c'è stato anche questo applauso di tutto lo stadio nei confronti di questa maglia del centenario. E poi se parliamo di una maglia che ci deve accompagnare anche l'anno prossimo, significa che c'è stato tanto impegno da parte anche dei miei collaboratori che l'hanno progettato. Presidente, voltiamo un attimo pagina. Mercoledì ci sarà una partita importante perché la Coppa Italia spesso viene sottovalutata come competizione, però arrivati comunque diciamo, in fondo iniziano a pesare le partite. Lanciano si gioca questa semifinale, deve vincere per andare in finale. Quanto conta questa competizione per la società? Tutto conta, tutto, non conta solo il campionato. E sulla Coppa Italia è logico che è una partita secca, quindi una partita dove si deve vincere, la preparano sicuramente al meglio già da domani. Chiudo facendo i complimenti anche ai fuori quota, perché non è oggi che c'è solo del bello, ma ci sono anche altri ragazzi che si allenano ormai da tanto tempo con la prima squadra e stanno crescendo in modo straordinario. Quindi quello che mi auguro per il futuro è che questo programma che ho da un anno e mezzo in mente abbia sempre più le gambe per camminare e spero anche di iniziare a correre con un settore giovanile che possa essere, diciamo, la giusta fucina per portare avanti i colori rossoneri e poter dire che non è solo del bello, ma che ci sono anche altri ragazzi che potranno fare la differenza per i colori rossoneri.